Santa Maria del Guatto diventa Santa Maria dell'Unione. È ribattezzato Salone degli Incanti a ospitare la mostra dedicata al centenario della Triestina. Un secolo di storia di 100 primavere, si legge sugli striscioni celebrativi con i volti dei grandi che hanno indossato la maglia rossa alabardata. Colaussi, Pasinati, Rocco, De Falco, Ascani, Gode e tanti altri. Quelli che l'alabarda più o meno stilizzata, più o meno confacente all'origine storica, l'hanno portata con valore sul petto. Quelli che anno dopo anno sono stati protagonisti di promozioni e fallimenti, grandi exploit e momenti difficili. Quelli che le foto in bianco e nero, a colori che siano, riportano alla memoria come la gente dell'Unione. Un'esposizione moderna e scorrevole con pannelli utili a spiegare a tutti la storia di una società che ha sfidato il grande Torino, che ha conquistato un secondo posto in Serie A, le cui gesta sono state cantate in più occasioni da un poeta come Umberto Saba, una squadra nel cuore anche di tanti emigranti che ora hanno la fortuna di poterla seguire in rete, ma per decenni ne hanno appreso le ultime gesta solo nelle telefonate degli amici. Un compendio di passato e presente arricchito dallo splendido campetto in sintetico a 5, dai calcio balilla e pronto ad ospitare in un percorso vivo di racconto tutti i grandi ex che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, si daranno appuntamento a Trieste per celebrare l'Unione. Tu es tutto mi corazón, però es l'Unión la mi vida.